Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie. Oggi siamo su Spore, un gioco che adoravo quando ero bambino e che adoro ancora tuttora. Questo gioco, diciamo, è molto semplice. Sapete l'evoluzione della vita secondo Darwin? Ecco, la stessa cosa. Partiremo dalla fase cellula, arriveremo, diciamo, quando diciamo, i primi animali, i primi rettili, anfibi, quello che era. Sono comparsi sulla Terra. Poi arriveremo a un'altra fase che è quella tribù, quella diciamo più civilizzata e poi quella futuristica. Quindi senza indugi io sceglierei una stella. Io sceglierei questa qua, partiamo dalla fase cellula, come abbiamo detto, possiamo scegliere se fare il nostro microbo o erbivoro o carnivoro. Io quasi quasi lo farei erbivoro. Il nome del pianeta lo chiameremo Cardadorde. Ecco, il pianeta Cardadorde. E sigla, intro. Ah, io e i miei occhi. E abbiamo questa cometa, quello che è, che si sgretola e finisce. Ecco, ed è esploso tutto. Va tutto nel mare. Quindi riprende molto la teoria della nascita della vita sulla Terra. E siamo nati, ok? Siamo un piccolo sgorbietto. Allora, vediamo. Posso muovermi o con il mouse, qui posso vedere, o con WASD. Ok, dai, vanno bene tutte e due. Allora iniziamo a fare la prima missione che è trovare e mangiare. Abbiamo già trovato. Eccolo qui! Mio Dio, cosa abbiamo fatto? Gnammete. Siamo già cresciuti. Ok. E niente, diciamo che in questa fase. Cosa succede qua? Frammenti, meteore e altri organismi cellulari sono la chiave per trovare nuove parti. Ah! Interessante, interessante. Quindi allora abbiamo sbloccato gli aculei. Interessante. Oddio. No, 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 no,
creatore c'è lui. Mio Dio, di già? Mio Dio, veloce! Cioè, scusami. Cioè, avevi possibilità di mangiare due cose? Mi ha mangiato! Mi ha mangiato le uova, perfetto, abbiamo perso all'inizio. Qui possiamo creare le cellule. Allora, gli ukulele li mettiamo dove? Li mettiamo qua così. Yes! Il colore? No, vabbè, dai, mi fida. Bello. Il nome della specie, come lo chiamiamo? Sgarbio. Credo che il nome Sgarbio sia molto buono, perciò. Quindi, partiamo. È nato, perfetto. Siamo diventati una cosa bellissima, caspita. E niente, diciamo che in questa fase è quella un attimo più noiosetta, diciamo, dobbiamo andare a cacciare. Mi ha fatto così male? Quella là, che esplosione di morte. E niente, come detto, quello che possiamo fare per adesso è, qua sopra abbiamo una missione principale che è trovare tutte le varie parti. Ok, è fattibile. E quello che possiamo fare per adesso è crescere. Semplicemente mangiamo come dei forsenati. Aia, chi mi ha toccato? Lui? Ah, guarda. Ah, adesso cos'è che mi dici, eh? Chi è più forte? Nell'occhio te lo vedo, nell'occhio. Ah. L'ho ucciso, va? Bene. Ok. Guarda, io mi allontano, non ho visto niente.
Non abbiamo visto niente. Mi è venuto un infarto. Cosa abbiamo qua? Andiamo a vedere. Dove siamo qua? Ci sono delle correnti? Cosa sono delle meduse? Ah, cazzo! Non me ne ero accorto. Via, 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 tutti via. Sono controcorrente. Oh, ma questo qua mi vuole... Cosa vuoi fare? Vuoi fare pesce a pesce? Siamo già lì. Quanto abbiamo? Abbiamo 11 punti, che non è niente male. Io arriverei al prossimo stadio e dopodiché vorrei fare un cambio repentino che... Perfetto, facciamo il cambio repentino, ok. Allora, io vorrei fare una cosa diversa adesso. Ecco. No, non così. Eccolo qua, il nostro sgarbio è cresciuto. No. Mio Dio, che carino che era così. Quindi vabbè, dai, lo teniamo così, andiamo avanti. Adesso proviamo a fare un pochino i carnivori. E ovviamente faccio il carnivore, cosa mi spunta qui? Una... Alghe sono? Sì, sono delle alghe. Allora, loro c'hanno, ho visto, tipo delle ventose. Vediamo se funziona. Ok. Allora aveva ragione prima. In pratica, se trovo qualcosa di nuovo nelle altre specie, se lo uccido automaticamente le sblocco. Interessante. Oddio, che cos'è sta cosa? Mio Dio, ma è bellissima. Cioè, è un po' psichedelica, però è bellissima. Oh mio Dio, che cos'è sto coso? Ah, non gli faccio niente, allora niente. No, 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 no,
Perfetto! Iniziamo benissimo. C'è il gioco più semplice del mondo e dovevo ovviamente morirci con un pirla. Cos'è quella ventosa lì? Dai che ti raggiungo, maledetto! Dai, Nagial. Vieni qua allora. Allora vuoi essere te la mia preda? È scappato. Vabbè. Siamo troppo lenti. Devo trovare un modo per diventare più veloce. Quindi possiamo sbloccare quello, però io vorrei fare più una cosa, diciamo, un mini polipetto con un tentacolino. Quello lì sarà il nostro. Sapete già cos'è. Oh mio Dio, non è bellissimo? Cioè, non vorreste un pupazzetto su ciò? Su sgarbio. Dai. Le chiglia, le ciglia. Mio Dio, scompari. Vattene via. Ho paura. Ah. C'è uno simile. Ciao! Facciamo le lotte tra gang! Via, 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 via! Il veleno! Ah, non ce la faccio! Però abbiamo sbloccato il veleno, quindi è una buona cosa, dai! Non sono morto per niente! Gna gna gna! Cosa ho visto? Aveva una proboscide! Voglio essere un elefante! No, cos'è che è un cavalluccio marino? Siamo cresciuti ancora molto bene. Ed eccolo lì. No, non mi scappare. Buono, buono. Però non me lo vuole sbloccare. Perché non me l'ha fatto sbloccare? Cioè. E questi sono carinissimi. Fatto un rumore vado. Buono, buono. Ecco qua, è ingrassato, quindi sgarbi, è diventato sgarbione. E andiamo avanti. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Cioè, sembra che sto tipo posando, ma non lo sto facendo. Siamo in una buona situazione. Stiamo per arrivare verso la fine. Però, eccolo qua! L'avevo trovato. No, non mi scappare, te non mi scappi. Mille miro, mille miro. Ho capito, ci vogliono le armi pesanti. Quindi, ecco qua. Adesso sì che siamo delle armi. Mega sgarbione. Cosa è successo? Cioè, prima non avevo niente. C'ho un cervello! Mamma mia, sono diventato. No, 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 no,
sbloccare quella dannata cannuccia. Ne va del mio onore. Sì! Sì, 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 vieni qui. Yes, completista, sblocca tutte le parti della fase cella. Perfetto.
Abbiamo sbloccato tutto quanto, qua non c'è più, non è più rimasto nulla da fare, quindi possiamo schiacciare qua sotto e mi dirà un po' la storia comandata. Siamo partiti da onnivori e siamo arrivati a carnivori. Vabbè, dai. Ma niente, sbarco completa la fase cellula, raggiungi la terraferma. Bello. Allora, adesso datemi un attimo che lo sistemo. Lo sgarbiosauro primitivo. Vai, è pronto a devastare tutti quanti, vero? Però io vorrei anche cambiare colore. Bellissimo, dai, io lo voglio così. Perfetto, allora andiamo. Nuota. Ah, perché era sott'acqua? No, stava morendo. Mio Dio, cioè, l'epicità! Lo sgarbiosauro primitivo è arrivato sulla Terra e non ci sono più cazzi per nessuno. È l'alba di un nuovo giorno e per te è l'inizio della vita di un nuovo, bizzarro e meraviglioso mondo. Ma io è solamente bizzarro. L'aria ti riempie i polmoni mentre allunghi gli arti nella tua nuova casa. La Terra ferma. L'evoluzione della specie ha avuto inizio. Eccoci sulla terraferma. Ecco qua. No, aspetta, c'è. Scusatemi. Quanto cazzo è bellissimo sto coso. Cioè, dai, guardatelo quanto è bello. Nato, ma... Scusami? Cosa è successo qua? Ma... E niente, ragazzi. Oggi voglio terminare qua. Lo sgarbiosauro vi saluta. Come anche io vi saluto. E ci rivediamo alla prossima. Sgarbiosauro! Sgarbiosauro, stai fermo! Stavo dicendo, lo sgarbiosauro primitivo vi saluta, io vi saluto, io quello che posso dirvi è ciao, ci vediamo la prossima volta! E ok ragazzi, questo è l'editor del futuro, che voleva semplicemente informare che se volete vederlo in live la prosecuzione della serie di Spore, di commentare qua sotto se live se volete vederlo o no live se non volete vederlo e per magari continuare a vedere in episodi. Detto ciò, io vi saluto, ciao!